Ok. Questo. Allora, tirarsi sul murale, quindi la psicologia del tirarsi sul murale, perché sempre carissimo mi ha fatto una domanda, ha detto come fai a tirarti sul murale quando sei abbattuto, insomma che cosa puoi fare, no? Quando ti senti abbattuto, eccetera. Allora, di fondo, quando hai il murale, no? Giù, tra virgolette, è perché sei preso da delle botte, irrazionali. Quindi emotive, e il tuo cervello ti sta cercando, quindi nel senso il tuo corpo, la tua biologia, cerca di non farti sentire il dolore, ma di indirizzarti verso il piacere. Allora, perché succede questo? Succede questo perché in un environment, quindi in un ambiente di, diciamo un ambiente non moderno, questa sensazione di dolore ti porta a ricercare il piacere e quindi a ricercare la sopravvivenza. Però ad oggi non è così, cioè ad oggi non funziona in questo modo. Quindi quello che accade è che nella società di oggi succede che praticamente quando tu senti dolore e vai alla ricerca del piacere, vai alla ricerca del piacere facilmente ottenibile, come ad esempio vizi, eccetera. Non parliamo, non facciamo altri nomi, però abbiamo capito insomma, e quindi sei spinto a comportamenti di breve termine che nella società di oggi, a quanto pare, anche per mia esperienza personale, ti confermo che non funzionano, comunque ti portano a vicoli ciechi. Che succede? Quando tu fai, quindi quando senti dolore, ti senti abbattuto, penso che sia una cosa fondamentale razionalizzare quello che sta accadendo nella tua testa, che è quello che faccio io. Io razionalizzo, ok? Quindi razionalizzo e cerco di, ragazzi, se siete in podcast non state vedendo quanto crolli il mio mini reggivideo qui, questo treppiedi finto. Quindi quello che succede è che se tu pensi che sia necessario trovare il piacere nel breve termine, finisci per soffrire, perché nel breve termine comunque hai una soddisfazione leggera, okay, che però non ti porta a nulla. Quindi la psicologia del tirarsi sul morale deve essere razionalizzata. Cioè, se io razionalizzo il perché mi sto sentendo in questo modo, capisco che sentirmi in questo modo non è utile, quindi non è funzionale, però comunque mi serve. In questo caso specifico, ad esempio nella seduzione in generale, quello che succede è che ti ritrovi totalmente abbattuto perché non ottieni risultati, non succede nulla, non accade nulla, perché nel grosso il tuo punto d'arrivo è diverso rispetto a quello che hai ottenuto. Cioè in realtà tu hai ottenuto i risultati, però questi risultati che hai ottenuto non li vedi perché hai una metrica diversa. Quindi questo può essere un esempio, un motivo del perché ti abbatti. Ad esempio, il risultato può essere, non so, riuscire a parlare con uno straniero, riuscire a parlare con una sconosciuta, con una donna, eccetera. E invece tu come risultato finale hai il fidanzamento e il matrimonio. In quel caso non ci arriverai mai, quindi stai tipo sempre disperato e sei sempre abbattuto. Però in generale essere giù di morale non è nient'altro che, secondo me, una risposta fisiologica ha una sensazione di malessere e il tuo corpo ricercherà sempre il rilascio di dopamina, eccetera. Tipo io, per esempio, quando mi sento male, sento urge, credo che si dica urge, o l'esigenza, feeling di urge, penso che sia in inglese. Comunque io sento l'esigenza di dover giocare a World of Warcraft, no? Per esempio, io gioco a World of Warcraft Classic, lo uso come situazione di escapismo dove io scappo dalla realtà, mi rifugio, gioco un po' a World of Warcraft e mi passa il tempo, esploro, faccio le cose mie, sto lì e scappo da quella che è la realtà, ok? E quindi scappo. Scappo perché sto male, perché sto giù di morale. Trovo quindi una sorta di oggetto, quindi in questo caso un micromondo, che stimola dei forti rilasci dopamina
all'interno del mio cervello, perché comunque il raggiungimento di quei micro obiettivi dentro il videogioco ti stimola il rilascio di dopamina. Ok, e ci sta. Quindi quello che succede è che tu, quando stai male, teoricamente vai a cercare il rilascio di dopamina. Quindi, se io vado a cercare il rilascio di dopamina all'interno del mio corpo, quindi la mia fisiologia ricerca il rilascio di dopamina per star meglio, ed è quello che mi serve, come faccio però a far sì che questo sia permanente, quindi a tirarmi sempre sul morale? Praticamente dovresti, tra virgolette, secondo me un'altra soluzione fondamentale è anche smettere di giudicarti e smettere di giudicare gli altri. Perché al di là del rilascio di dopamina, che è parziale, che è temporaneo, quando smetti e riesci a smettere di giudicare gli altri, te ne sbatti completamente il cazzo. Cioè, tu sei giù di morale perché sei eccessivamente emotivato, no? Credo che si possa dire. Sei emotivato all'interno di quel risultato. Però quel risultato, in realtà, su un lasso di tempo infinito, non conta un cazzo. Che qua entriamo nel pessimismo, proprio quello pesante, però questo video, questi scritti, i miei libri, le cose che scrivo, qualsiasi cosa che ti circonda, su un lasso infinito di tempo, quale quello che eventualmente si presenterà fra miliardi di anni, fra milioni, non conta un cazzo. Tu non conti un cazzo. Io non conto un cazzo. Quindi, di fondo, se smetti di giudicare, no? E capisci che chiunque ti circonda è soggetto al tempo e alla dimenticanza generale di qualsiasi cosa, cioè tutti ci dimenticheremo di tutti fra milioni e migliaia di anni, e che tu non sei così importante quanto me, e io non sono tanto importante quanto te, non siamo importanti, non contiamo nulla, capisci che tirarti giù di morale per questo granello di tempo che ti è stato dato dagli dèi è veramente senza senso, come sarebbe anche senza senso fare qualcosa per migliorare te stesso, come sarebbe anche senza senso fare qualcosa per ottenere un risultato, perché tanto quel risultato svanisce su un lasso di tempo infinito, quale quello del mondo, quello di questo universo. E inoltre sarebbe comunque un risultato che tu raggiungi che poi perderebbe l'essenza perché muori. Se tu non morissi, allora avrebbe più senso per assurdo. Comunque se avessi un lasso di tempo di moltissimi anni di vita, sarebbe più, magari se tu vivessi per milioni di anni, avrebbe senso. O comunque forse potresti fare molte più cose, avresti veramente un tempo infinito. Adesso anche teoricamente è un tempo infinito, perché il tempo, se ci pensi, non esiste. Quindi quando tu ti tiri, adesso questo ti tirerà giù di morale ancora di più, però tu ti tiri giù di morale, ma perché? Cioè, tanto ti è stata data, se tu ci pensi, mi è stato dato questo lasso di tempo sulla Terra, no? Io vivrò in questo tot, perché me lo devo vivere di merda? Per colpa di che cosa poi? Di un risultato atteso perché io mi paragono agli altri? Perché se tu hai un risultato da raggiungere è perché ti stai paragonando agli altri e non a te stesso. Quindi se tu ti paragoni a te stesso, quello che succede è che smetti di gareggiare con gli altri, no? E questo è quello che faccio io. Cioè io smetto di gareggiare con gli altri. A me non frega un cazzo che ho dovuto rifare il canale da capo. Non frega un cazzo che ho dovuto cancellare, tanto io adesso continuo a gareggiare con me stesso. Io non ho competizione, io non ce l'ho il competitor. Il mio competitor sono solo io, ieri, l'altro ieri, settimana scorsa, un mese fa. Allora, se io inizio a gareggiare con me stesso, smetto di dare importanza agli altri. Ed è un'unica cosa, l'unica soluzione che puoi fare, perché se non fai una cosa del genere, continuerai sempre in disperazione a pensare agli altri. Se pensi agli altri, li giudichi, e se ti permetti di giudicare gli altri, ti permetti di giudicare te stesso. Allora, siccome io non giudico più nessuno, non me ne frega più un cazzo di giudicare gli altri,
non giudico più nemmeno me stesso, quindi me la godo. Quindi mi alzo la mattina che faccio il mio video del cazzo, il mio articoletto stupido e me la godo. Poi se mi gira, allora mi metto a spamma pure su Instagram, eccetera. Se non mi gira, non me ne frega un cazzo, perché tanto ho il mio escapismo, ho le mie soddisfazioni piccole, no? Che ovviamente porto in gara con me stesso e vivo in una situazione di sì, ma accontento, no? Come la canzone di sì, accontenta gode, ma di gara contro me stesso. Quindi se io oggi faccio un po' meglio di ieri o faccio uguale a ieri, o finisce in pareggio o finisce in migliore. Questa è l'idea. A volte posso anche perdere contro me stesso, però sicuramente questo non mi tirerà giù il morale come se mi paragonassi con, non so, altri super mega cazzoni, eccetera, eccetera, in generale, persone, proprio qualsiasi altra persona. Quindi, di fondo, io mi paragono con me stesso, ok? Questo mi può aiutare a tirarmi sul morale, ti può aiutare, penso che ti possa aiutare, perché comunque, se tu, per esempio, dici, vabbè, ho approcciato 20 ragazze, ma non rifiuto tutte quante, allora, parte dal presupposto che ogni ragazza che approcci e aumenta la tua chance di successo, perché comunque ogni fallimento che hai aumenta la chance di successo, la legge dei numeri. Però di fondo ogni approccio che hai fatto nel passato e che farai nel futuro in teoria non esiste, ma esiste soltanto quello che fai in quel momento. Quindi di fondo ti stai disperando per qualcosa che rimane nel passato e che è latente. Cioè non è più nel momento presente, il momento presente è fugace, nel senso che tu stai sempre qui sul momento presente che finisce, 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 come arriva finisce. Quindi tu stai in un punto dove in teoria non esiste altro, ok? E questo ti consente di fare che cosa? Ti consente di arrivare al benessere generale, cioè alla strafottenza. Quindi tirarsi su il morale è logicizzare, secondo me, quindi è rendere razionale un accadimento, quindi qualcosa che accade. Sono tante persone, per esempio, che dicono: no, ma tu chi sei perché fai questi video e parli di queste cose? A me non frega un cazzo, ok? Cioè, quello dovrebbe teoricamente tirarmi giù il morale, oppure uno che mi dice: no, tu sei un coglione, eccetera. Anche quello mi dovrebbe tirare giù il morale, ma non me ne frega un cazzo. Io sono uno che scrive i libri, ok? Che scrive poesie, che scrive articoli, che scrive cose, che ha messo in pratica delle tecniche, delle cose che ha imparato, che ha studiato perché aveva problemi in quell'ambito, ne parlo, lo espongo, lo articolo, lo arzigogolo, se vogliamo dire così, ok? Lo rendo complesso, anzi, lo rendo semplice, perché cerco di renderlo semplice, e nonostante questo ci sono persone che si vedono sto cazzo e dei quali a me non frega una minchia, non frega niente, perché tanto ci saranno sempre. Quindi che tu ti disperi perché gli altri ti giudicano, il giudizio degli altri. Ah, vedi, quello è stato rifiutato, il giudizio di quella lì, sei un coglione, sei brutto. Ok, se tu dai peso a quella è perché giudichi anche tu gli altri, quindi devi smettere di giudicare gli altri. Tu smetti di giudicare gli altri, vedrai che il giudizio degli altri te ne sbatterà molto meno. Proprio ieri parlavo con una persona a me cara, mi dice: tu non sei nessuno, no? E fai questi video dove parli di tecniche, di cose. Dice: tu non sei nessuno. Io non sono nessuno, ma io parlo di quello che cazzo mi pare. Prima di tutto io non ho nessun titolo che mi consente di dire agli altri come tirarsi sul morale. Però io espongo la mia idea. Ok, quindi quest'idea che io espongo può essere simile a qualcosa che funziona anche per te, può essere qualcosa che metti in pratica anche tu che può funzionare per te. Ok, quindi io espongo delle idee, espongo delle cose che ho messo in pratica e che per me hanno funzionato. Che io espongo delle cose che non funzionano per me non ha senso. Difatti, non sono un professionista. Ok. Sì, magari fra 2 anni, fra 3 anni, quando deciderò di prendermi per esempio una laurea in psicologia, perché comunque c'ho una triennale, e continuerò poi degli studi, adesso sono in pausa, e poi mi farò magari uno studio, eccetera. Però di fondo io qui sto esponendo le mie idee,
E io mi dovrei tirare giù il morale per tutte le volte in cui la gente mi critica, mi prende in giro, mi prende per il culo. Ma a me non frega un cazzo. Perché la loro opinione conta tanto quanto una merda di cane. Perché? Perché moriranno anche loro. Morirò io, moriremo tutti, ok? Questa vita non ha senso in teoria. Quindi io me la vivo come meglio penso che sia giusto vivermela. E se io permetto in questo veramente paragonato a milioni di anni, anche miliardi, e tempo infinito che passerà, paragonare, cioè i nostri 80-70 anni che passi su questa terra, se tutto va bene, in media 85 per le donne, 78 anni per gli uomini in media. Veramente è una briciola di tempo e tu questa briciola di tempo che ti è stata concessa perché la vita è una concessione che ti è stata fatta, sprecarla distruggendoti, estruggendoti, no? Quindi pensando a quello che gli altri pensano di te o comunque tirando giù il morale per causa altrui o comunque tirandoti in eccesso giù il morale perché il morale che te lo tiri giù va bene ma poi te lo tiri su. Perché comunque spingi e quindi utilizza quella negatività per migliorare, non ha senso, cioè non ha senso che io mi distrugga per qualcosa, per qualcuno, per quello che cazzo è, ma ha senso che io mi impegni invece per far sì che questa mia vita, che questa mia essenza su questa terra, in questo universo, sia qualcosa di figo, sia qualcosa di carino, qualcosa di... Vabbè, ha fatto qualcosa di buono. È giusto, ok? Per te, per gli altri e quindi per tutti, a prescindere da quello che è il giudizio altrui. Quindi fare quello che ti fa star bene, ma che giustamente non va a ledere anche al benessere altrui. Di fondo, sti cazzi, perché di fondo tu te la stai godendo. E quindi il giudizio altrui, i pensieri, giudicare gli altri, lascia il tempo che trova. Quando sei giù di morale, rendi logico quello che è il tuo morale. Tu sei giù di morale perché? Sei giù di morale e quindi. Non cambia un cazzo, che tu sia giù, che tu sia felice, cambia poco e niente, cambia quello che rilasci all'interno del tuo corpo. Puoi cambiare questo non stando giù di morale. Gareggiando con te stesso, quindi gareggia con te stesso. Se devi star giù di morale, stai giù di morale per una giusta causa perché stai gareggiando con te stesso. Perché ieri hai fatto meno di oggi, o comunque oggi non hai fatto uguale perché oggi hai fatto meno di ieri, scusami, perché oggi non hai fatto lo stesso di ieri in quello che pensi che sia giusto per te. E quindi devi continuare a gareggiare con te stesso, continuare a spingere su te stesso. In questo modo ti tiri su di morale, o almeno io così mi tiro su di morale. Poi questa è una cosa che funziona, non funziona, questo dipende da te. Però di fondo tirarsi giù di morale a lungo termine, quindi a lungo termine, nel senso di breve termine, ci sta che tu lo faccia, perché è fondamentale anche per farti capire dove sbagli, dove potresti sbagliare, però a lungo termine... Quindi in una visione lunga di 70, 60, 50 anni non ha tanto senso, quindi non applica tanto senso. Io ho quasi 30 anni, quindi praticamente sono diciamo, più o meno una quarantina, cinquantina anni. Se tutto va bene, se campo figo, tutto a posto, no? 50 anni di campare e che devo campare? Distrutto, triste, rotto i coglioni. Beh, direi di no, ma anche se fossero 20-30 anni, ok? Non ha senso tirarmi giù il morale con una visione così lunga. Perché immagina di vivere una vita dove ti tiri giù il morale per 20 anni. Invece immagina una vita dove gareggi con te stesso, spingi verso te stesso, tendi a migliorare, fai del bene agli altri, fai del bene a te stesso, e in un lasso di 20 anni saranno di più le volte in cui avrai il morale positivo. Ok? Quindi nel senso in cui tu cercherai di stare su col morale. C'è gente che scredita quello che faccio, c'è gente che non trova senso in quello che faccio, io non trovo senso in molte altre cose, ma ognuno ha il suo. Quindi tu sarai criticato sempre, ci sarà sempre gente che ti spinge giù a livello mentale perché ha bisogno di spingerti giù, perché quando vede che tu stai migliorando ha bisogno di spingerti giù. Perché
Perché se ti spinge giù ti mantiene al suo livello. Quando tu sali è come se tu giudicassi gli altri senza giudicarli. Quando tu sali e migliori, arrivi al punto in cui tu stai dicendo guarda che io sto migliorando nei tuoi confronti e tu li fai sentire male, li fai sentire tristi, li fai sentire strani. E quindi devi migliorarti, ti migliori però con la finalità di che cosa? Con la finalità di star bene tu. Quindi di non giudicare gli altri. Adesso so che ho fatto una sorta di mega pappa assurda su questo, però di fondo la cosa importante, quindi quello che conta, è che per tirarsi su di morale devi essere una persona che comprende se stessa, quindi che comprende i propri limiti, che comprende quello che ha fatto ieri, che comprende che è importante, di nuovo lo ripeterò sempre, gareggiare con te stesso, è importante. Quindi non ti giudicare, non giudicare gli altri, piuttosto giudica soltanto quello che pensi che sia giusto fare. E quello che pensi che sia giusto fare per la tua persona, ok? Per migliorare la tua persona e vivere questa mera esistenza con un tempo giusto, no? Con un tempo buono dove appunto crei del benessere, crei delle fondamenta per qualcosa di teoricamente carino che magari anche fra 100.000 anni sarà dimenticato, però è qualcosa di carino. Quindi questo è, diciamo, la fondamenta, il fondamento secondo me. Quindi tirarsi su di morale a livello di psicologia penso che sia questa una cosa fondamentale, una cosa utile. Penso che applicare questi ragionamenti ti possa aiutare, penso che magari riascoltare questo video dove si razionalizza, proprio dove tendo comunque a razionalizzare o provo a razionalizzare, ti possa tornare utile. Penso che se tu sia giù di morale, di nuovo, non debba giudicare gli altri, ma debba, ecco, focalizzarti su te stesso, ok? Se ti iscrivi al canale fai un favore, se non ti iscrivi al canale non ti preoccupare. Se sei in podcast, ovviamente puoi fare domande al 3889857713 che lo trovate adesso in sovraimpressione come al solito, o sul podcast c'è la descrizione, quindi vai in descrizione e trovi il link WhatsApp per scrivermi su WhatsApp. Qualsiasi domande e commenti sono sempre ben accetti. Ovviamente poi rispondo insomma a tutte le domande in video. Adesso ho già un po' di cose in programma, ogni giorno risponderò a tutte. E noi ci sentiamo al prossimo.